Ciao Armando, Giovanni. Allora, decidiamo una volta per tutte come chiamarti. Giovanni, Giovanni. Giovanni. Allora, Giovanni, ti volevo fare una domanda, ma devo fare una piccola premessa. A luglio ho ricevuto una gentilissima richiesta da parte di alcuni componenti del Movimento 5 Stelle di Nunantola, Modena. Mi hanno richiesto se io ero disponibile a tenere una conferenza sulle scie chimiche. Ho detto certo, argomento importantissimo, sicuramente sì. Si sono organizzati, hanno verificato un po' la disponibilità di qualche sala, alla fine l'hanno trovata, abbiamo concordato la data e hanno realizzato un volantino che poi mi hanno anche inviato e che io ho pubblicato sul blog. Ieri è successo un po' di tutto. Intanto il Modena Today ha pubblicato un articolo su questo, sostenendo che il Movimento 5 Stelle che fa? Si apre adesso a questi complottisti che mischiano tutto, bufale, eccetera, eccetera. All'articolo si sono aggiunti commenti di noti troll che insomma, si limitano a dire sono bufale, cazzate, spendiamo soldi pubblici per queste cose. Dovrebbero dimostrare in che modo spendiamo soldi pubblici, ma comunque questo è. Insomma, è successo di tutto. È successo poi che questi organizzatori sono stati contestati all'interno del Movimento 5 Stelle perché, insomma, non se n'era discusso prima, cosa che non è vera, perché se n'era discusso, e che poi, naturalmente, non sono questi temi importanti, sono cazzate, eccetera, eccetera. Tanto che gli organizzatori, per mantenere comunque la serata, sono stati costretti a togliere dal volantino il simbolo del Movimento 5 Stelle. Tu che sei all'interno, quindi hai una visione un po' diversa, naturalmente un po' diversa da quella che posso avere io, cosa ne pensi di tutta questa faccenda? Mi riferisco alla parte che riguarda il Movimento 5 Stelle, ovviamente. Elia, sinceramente ti faccio un mio esempio. Quando io volli affrontare determinati argomenti, in particolare il discorso della sovranità monetaria, mi fu intimato di non utilizzare appunto il logo del Movimento 5 Stelle. Questo però è un qualcosa che avvenne i primi di aprile, in occasione della mia prima comparsa, quella che ti raccontai, prima comparsa all'interno del gruppo qui a Siracusa, in cui io affrontai quegli argomenti in una riunione che non era una riunione aperta al pubblico, cioè una riunione in un luogo pubblico, era una riunione degli iscritti al Movimento 5 Stelle, anche se c'è da fare una precisazione, cioè ci sono gli iscritti al Movimento 5 Stelle e poi ci sono gli attivisti, non so se sai questa differenza, gli attivisti no, li possiamo chiamare... Ripetila magari anche per chi ci sta vedendo, qual è la differenza e se c'è differenza di diritti anche, no? Tra l'una... Molto. Prego. Molti diritti, molti diritti. Allora, diritti di votazione, di organizzazione di riunione, tutti riservati agli attivisti. E la procedura per divenire attivista è una procedura interna in cui deve essere fatta la candidatura o in maniera spontanea o specialmente per proposta di uno degli attivisti. Per chiamata. Per chiamata. E la possibilità di divenire attivista è riservata alla votazione di questa assemblea degli attivisti stessi. Che decide in base a quali criteri? Bella domanda. Non lo so e credo a simpatia si potrebbe dire. Quindi sono assolutamente arbitrari.
potrebbe benissimo la simpatia giochi un ruolo importante, non tanto le convinzioni, non tanto perché una persona decide in qualche modo di essere attivista, magari un po' la sua storia, no, semplicemente se è simpatico meno. Ci sono dei requisiti, dei prerequisiti, quelli del non essere iscritti ad altri partiti, credo anche, confermo, quella di non avere ovviamente dei procedimenti giudiziari passati in giudicato o in essere, che sono cose giuste perché comunque lo si condivide, si parla di legalità, quindi sarebbe la prima cosa. Chi ha partecipato ad una manifestazione? Una manifestazione importante, magari di contestazione a questo sistema, ed è stato poi anche accusato, magari anche giustamente, ma ha un procedimento in corso, non può diventare attivista. Nonostante, senti, non lo so. Nonostante il suo impegno, magari. Senti, questo non so darti una risposta corretta. Se vuoi posso, perché io ho qui con me il regolamento per appunto con tutta la procedura per divenire attivista, e la cosa che mi è stato detto è che praticamente i tempi per divenire poi attivista risultano leggermente biblici, cioè c'è questa sorta, scusa Giovanni, leggermente biblici. E questo cioè, come, c'è mai? Questa... come mai? Non so darti una motivazione. Ti ripeto, Elia, io sto entrando nel movimento, cioè ti ripeto, visto determinati miei interventi, visto che comunque, perché io sono iscritto al movimento ma non sono attivista. Si può essere iscritti e non attivisti. Esatto, quindi in una scala, no? Graduale, l'iscritto è più in alto o più in basso dell'attivista? Ovviamente è molto più in basso ed è, questo lo si sa, è precluso a un iscritto al movimento anche esprimere le proprie preferenze in occasioni delle votazioni che ad esempio ci sono state, quelle ad esempio delle parlamentarie, quando furono nominati e selezionati i candidati, e io mi accorsi di questo, lo scoprì questo, in occasione ad esempio della nomina, cioè della scelta dei candidati potenziali a Presidente della Repubblica, in cui io, convinto di poter esprimere la mia votazione, invece non potevo, in quanto non ero un iscritto certificato. Allora aspetta, perché qua l'affare si complica. Ci sono gli attivisti, poi ci sono gli iscritti e poi ci sono gli iscritti certificati. Esatto, bravo. Cioè, quindi, perché anch'io il Movimento 5 Stelle dà delle patenti. Tu hai la patente A, la patente B, la patente C, eccetera, eccetera. In base a quali criteri? Cioè, facciamo un'ipotesi. Se io che parlo di signoraggio, parlo di scie chimiche, eccetera, volessi iscrivermi, diventare attivista del Movimento 5 Stelle, presumo avrei delle grosse difficoltà. Probabilmente è quello a cui andrò incontro io, perché ti dicevo che infatti nel mio caso, dato gli argomenti, ci sono stati diversi attivisti qui di Siracusa che mi hanno invitato ripetutamente a fare il percorso per divenire attivista. C'è un percorso per diventare attivista? Sì. Scusa se ti interrompo, ma guarda, io ne scopro sempre una nuova. No, in cosa consiste esattamente questo percorso? Praticamente bisogna essere disponibile a partecipare alle attività del movimento, che sono le riunioni pubbliche, i gazebo informativi,
in base a questa presenza c'è la possibilità di fare richiesta per divenire attivista. E ti ripeto, molto probabilmente. Quindi una scusa, il Movimento 5 Stelle non ha bisogno di cervelli, perché se qualcuno magari non è disponibile a fare il lavoro di gazebo e a fare altre cose, ma dare un contributo intellettuale, mi pare che possa avere delle serie difficoltà. Senti, sulla carta è così. Per quello che mi hanno detto, come nel mio caso in particolare, dove io sono stato completamente assente in queste attività, sono stato presente 2 o 3 volte, ma molto come tempo limitato, visto che non avevo tempo a disposizione materiale da poter dedicare alla causa, diciamo così, per quello che mi hanno detto, praticamente sono cose superabili. Diciamo che se c'è la volontà degli altri attivisti sono cose a discrezione, a simpatia, perché voglio vedere tante persone, è noto che un gruppo di persone si abbassa il livello di razionalità e si alza quello di emotività. Non lo dico io, basta andare a studiarsi le dinamiche di gruppo e queste cose ce le possono dire, ce lo dicono tantissimi esperti, soprattutto i francesi hanno fatto degli ottimi studi su queste cose. Quindi in sostanza io devo passare, attraverso una catena di montaggio, una specie di catena di montaggio con un po' di verifiche, essere accompagnato da qualcuno che è già all'interno per poter aspirare a diventare attivista. Ma ciò che si chiede ad un attivista è una disponibilità proprio all'operatività, non tanto a un discorso di tipo intellettuale, magari aperto anche verso tematiche che nel movimento non sono molto affrontate. Cioè viene fatta una verifica sulla persona, questo rompe i coglioni oppure no? Perché se è buono, se ne sta buono e parla delle solite cose, va bene. Se magari pensa di allargare un po' il raggio di azione, questo è meglio che vada da qualche altra parte a rompere le balle. Ho riassunto bene, sono forzato oppure c'è del vero in quello che ho detto? No, indubbiamente c'è del vero in quello che hai detto. Io sicuramente mi inimicherò le simpatie di qualcuno all'interno, ma secondo me per crescere il Movimento 5 Stelle, per far crescere anche la consapevolezza di tutto il popolo italiano, bisogna ammettere che un deficit di democrazia all'interno del movimento c'è. Una sorta di, come hai sintetizzato tu, selezione secondo canoni non oggettivi, bensì soggettivi anche. Quindi arbitrari, sono arbitrari? Sì, ho paura di sì, e non ti nego che io proprio ieri, in occasione di una chiacchierata con un attivista, ho espresso proprio questo mio disappunto, nel senso dicendogli che io sono sempre stato un cavallo sciolto e ho messo a repentaglio la mia carriera e la mia libertà di fare informazione. Quindi voi mi state proponendo, perché la mia non è stata un'autocandidatura, è stato oggettivamente un ripetuto invito da parte di tanta gente che ha piacere e ha voglia di informarsi e ha avuto piacere nell'ascoltare certi miei interventi, dove non ti nego che sto riacquistando una certa empatia e sto riacquistando la mia capacità, diciamo che sono una pulce di Nando, però ho qualche dote che si avvicina a Nando, cioè rendere masticabile, semplice e comprensibile argomenti di una complessità volutamente resi. Quindi sulla base di questo sono stato, diciamo, invitato a collaborare. Ieri dissi proprio volontariamente che se ci sono ordini di, io utilizzai queste parole, se ci sono ordini di scuderia
e qualcuno mi deve mettere la museruola? Togliamocelo dalla testa, perché non ho nessun interesse a fare una cosa del genere. Sapendo che comunque entrando in un gruppo ci siano delle regole, e delle regole vadano rispettate. Certo. Questo l'ho messo per il certo. Bisogna sempre verificare se queste regole vengono fatte per gli scopi dichiarati, se queste regole vengono fatte per trarre il meglio da ogni persona, oppure le regole vengono fatte invece per ingabbiare. Sai, le regole sono semplicemente certezza. Una regola dà certezza sulle cose. È chiaro, una regola è questa. Però certezza su che cosa? E questo è il bello. Se facciamo delle regole per ingabbiare, oppure invece per liberare. E questa è la piccola differenza. Attenzione, ci sono delle regole che vengono sbandierate per degli scopi, in realtà poi hanno uno scopo assolutamente opposto. Quindi bisogna stare anche attenti a questo, vedere esattamente dietro una regola che cosa, qual è lo scopo che si persegue. Sei chiarissimo, e non ti nego che i cervelli pensanti stanno aumentando all'interno del movimento. Certi, perché te ne ho parlato, simulazione di, non ti dico scissione vera e propria, però comunque affrontare certi argomenti sul discorso della sovranità monetaria, il ritorno all'euro, in cui tante persone sono uscite perché si sono scontrate di faccia. A me sembra che certi argomenti siano pian piano sdoganati e quindi concessi l'argomentazione di certi argomenti. E ti dicevo, certe persone, certi personaggi, forse più, veramente più i cervelli pensanti, sono o usciti o comunque hanno messo su, ti parlavo dei gruppi Facebook o comunque anche dei gruppi di incontro reali, delle manifestazioni, in cui non sono autorizzati e non lo fanno ad utilizzare il logo del movimento, ma questo non impedisce a questa gente di cercare nel loro piccolo di diffondere certe informazioni. Però attenzione, attenzione, perché è importante questo discorso del simbolo o non simbolo su alcuni volantini, tematiche, eccetera, eccetera. Dal tuo punto di vista, come spieghi il fatto che il Movimento 5 Stelle ufficialmente non voglia il proprio simbolo su alcuni temi che sono prioritari? Perché se non parliamo di sovranità monetaria, noi parliamo di aria fritta, no? Ok. Se non cominciamo a parlare di quello che accade sulle nostre teste, e il fatto che noi siamo chi parla di questi argomenti è super attaccato, anche a livello personale, con delle offese anche piuttosto gravi, anche con dei disturbi, perché sprecare tanto tempo dietro di noi? Io sono un piccolino, non sono nessuno, ci sono persone, ad esempio Marciano, che sta subendo chissà che cosa, lui ed altri. Quindi voglio dire, se non ci fosse del vero, ma basta usare la propria intelligenza, non ci vogliono titoli di studio di chissà che tipo, un po' del sano buonsenso, porsi qualche domanda, fare qualche piccola ricerca e si arriva chiaramente a capire quello che accade. Se poi si approfondisce, allora veramente ci si mette le mani nei capelli. Perché il Movimento 5 Stelle tematiche così importanti non vuole affrontarle, preferendo invece parlare di pannicelli caldi? Come mai? Elia, io te lo dissi la prima volta che ci siamo conosciuti, secondo me qual è il problema? Che i vertici probabilmente o in buona fede o in mala fede siano stati vivamente invitati a non toccare certi argomenti. E qui ti rifaccio ancora la domanda. Allora, un libero pensatore, informato, perfettamente consapevole di quello che accade intorno a noi,
della situazione di questo Stato, lettera maiuscola, nel senso che intendo lo Stato, non la condizione. Sarebbe ben accolto, io non ho intenzione né di iscrivermi né di diventare attivista, ovviamente la domanda è molto teorica, sarebbe accolto nel Movimento 5 Stelle o invece troverebbe delle difficoltà enormi? Il discorso è, chi lo fa i vertici? Come la prenderebbero i vertici? Come sarebbero gli indirizzi dati ai vertici gerarchici man mano che si scende? E io sarò la cavia. Bel quadretto, veramente. È un bel quadretto, quello che molto, molto incoraggiante, molto incoraggiante. Elia, quello che ti dico è che comunque noi, anche facendo queste chiacchierate, contribuiamo a aumentare la consapevolezza del popolo italiano tutto, perché io te lo confermo e te lo dico, Movimento 5 Stelle, gruppi sovranisti, chiunque esso sia, l'obiettivo deve essere unico e comune, l'unione può fare la forza ed è l'unica soluzione per riuscire nel nostro intento. Ma quindi il Movimento 5 Stelle se si affranca dal vertice, perché se segue il vertice mi pare che non abbia molta possibilità. Detto cinese, mettiti sulla sponda del fiume e attendi. Sì. Così la vedo io. Bene, se non fosse che qua, mentre noi stiamo a discutere e a tentare di far passare certi temi all'interno di un movimento, dall'altra parte questi vanno avanti come un treno e quindi il tempo a nostra disposizione è sempre meno. Ci ritroviamo con una nazione sempre più impoverita, sempre più disperata, sempre più derubata. Ne parlavo ieri con giovani che sono completamente allo sbando, che si presentano in queste agenzie con la coda tra le gambe, del tutto rassegnati, ma soprattutto pronti praticamente a qualsiasi cosa anche per 300-400 euro al mese. Questo è il paese in cui stiamo sì. con gli ospedali che lasciamo stare in che condizioni sono, ma la sanità in generale, col fatto che anche la giustizia, quelli che dovrebbero vigilare sullo Stato di diritto, stanno subendo anche loro i danni di questo neoliberismo, e ti dirò di più, se lo meritano pure, perché stanno tagliando sedi di tribunali, stanno tagliando risorse anche là. Quindi voglio dire, questa è una nazione assolutamente allo sfascio. Quindi mentre noi si discute, no? Continuiamo a ragionare, a discutere, eccetera, questi vanno avanti come un treno. Non credi che il fattore tempo sia invece assolutamente da pigliare in considerazione? Non è che ce la possiamo prendere comoda con dibattiti su dibattiti, discussioni, votazioni, poi votiamo sul nulla, perché se si vota, se mettere il simbolo meno su una conferenza di un Cristo che praticamente sono uno sconosciuto, e là si perde tempo in queste cose, mentre invece si potrebbe fare altro, siamo veramente messi male. Queste sono le mie domande, i miei quesiti, i miei interrogativi. No, Elia, sono condivisibilissimi. Io ritorno a un'idea che avevo diversi anni addietro e di cui già ti avevo parlato, cioè che l'unica maniera per cambiare il sistema sarebbe con una maniera drastica, il famoso termine rivoluzione. Ma più mi convinco che gli italiani, tra parentesi, non sono quasi capaci, cioè, e quindi confido in un evento esogeno importante, e sinceramente confidavo a questo giro di posta con l'errore gravissimo geostrategico che stava o farà l'America, perché non confido in una rivolta del popolo italiano, cioè non vedo proprio neanche
Ma guarda, le rivolte lasciamole stare, dico semplicemente, ma qua mi ripeto purtroppo, perché ci troviamo sempre di fronte a questo problema che mi pare diventato insormontabile. Ma se noi facciamo focalizzare l'attenzione degli italiani su cazzate, perché tu vai in giro di questo qua, i politici sono ladri, perché guadagnano troppo. Quando è stato nominato per la nomina di Amato alla Corte Costituzionale, Grillo ha detto che questo va a prendere ancora uno stipendio in più, quando il problema non è quello. Il problema lo ha descritto molto bene Marra, quello è il problema. Quindi vedi, ad ogni occasione noi non facciamo altro che rimarcare: I politici rubano, guadagnano troppo, i costi della politica e ste cazzate qua. Cioè, ma basta avere un po' di intelligenza per sentirsi ribollire dentro quando si sentono questi discorsi. Basta, capisci? Quindi andiamo avanti, ma gli italiani si convincono sempre di più che il problema che noi abbiamo sono i politici che guadagnano troppo, sono ladri, eccetera, eccetera. Quando in realtà bisognerebbe dire che sono dei venduti. E spiegare esattamente perché sono dei venduti e che cosa hanno venduto. Hanno venduto le nostre vite, il nostro futuro, capisci? Hanno venduto le nostre aziende, hanno venduto la nostra competitività, stanno distruggendo il know-how italiano, non solamente la fabbrichetta o il laboratorio, ma tutta la conoscenza e il sapere che c'è dietro. Sono danni, li vogliamo quantizzare, li vogliamo quantificare. Ma di che cazzo parla Grillo? E poi dice di far guadagnare meno, anzi lo ha fatto, i suoi deputati e senatori, perché contribuiamo a dare risorse alle microimprese. È una presa per il culo, capisci? Somiglia molto a ciò che ha affermato Papa Francesco. Papa Francesco, dirle un po' di disponibilità di immobili del Vaticano darle agli immigrati, non agli italiani, perché gli italiani sono un popolo di benestanti, soprattutto in questo periodo, ragazzi, capisci? Siamo a po- non dico italiani perché sai che cosa, ma visto che gli immobili sono in Italia, utilizziamoli per gli italiani. Immobili in altre parti del mondo li utilizzano per gli abitanti del posto in cui sono gli immobili. E questa è il cretino dice: ma che bravo questo Papa, capisci? Lo stessa cosa che il cretino dice quando Grillo avanza queste proposte, è la stessa identica cosa. Togliamo deputati e senatori per fare un fondo per le microimprese. Ma che è sta roba? Le microimprese non hanno bisogno della tua elemosina. Le microimprese devono avere dei diritti, non l'elemosina. Dobbiamo smetterla con questa mentalità pietista, buonista, di beneficenza. Gli italiani non hanno bisogno di beneficenza, hanno bisogno di diritti sacrosanti e di qualcuno che li aiuti a difenderli. Basta, porca di una puttana. Scusa. È così, Elia. No, hai pienamente ragione. Io l'appunto che ti vorrei fare, non so se hai ascoltato l'intervista di Giuseppe Lollo, se non sbaglio Giuseppe, di Serenitalia. Sì, sì. Hai sentito quando parla di Grillo e del problema signoraggio durante gli spettacoli? Ed è vero, ti cadono le braccia, come nel piccolo quando vedevamo Report, certi servizi di Report, in cui ti viene voglia, dici il giorno dopo, il popolo italiano deve andare là a prenderli a calci nel culo a questi, invece passa in sordina. Per farti un esempio di Report e certi argomenti trattati da Report. Attenzione, perché qua i giornalisti, compresi quello di Report, sono bravissimi. Perché sono bravissimi a descriverti le conseguenze di qualcosa, ma non a dirti la vera fonte. Allora, a me interessano le cause, poi mi interessano anche le conseguenze. Ma sti servizi strappalacrime, quest'altro sempre politici ladri, eccetera, basta. Interessano le cause. Perché l'Italia è in questo stato? Perché siamo in queste condizioni? A che cosa realmente è dovuto? Capisci? Io ho bisogno di vedere il tronco dell'albero e non di vedermi descrivere il problema che hanno le singole foglie. Non mi interessa, perché l'albero malato, io vorrei conoscere le cause. Elia, sei chiarissimo. È dove io ti voglio, ripetere
quello che penso io è, nel caso di Grillo, probabilmente è vero che se affrontava certi argomenti la gente non era pronta, cioè la gente non è pronta a, o si sta preparando, sta aumentando la gente che è capace di guardarsi allo specchio e dire: cazzo, qui è una vita che mi inculano, io non ho capito niente di quello, ed è pronta ad affrontare questa realtà. Sta aumentando adesso con il rendersi conto che è con il culo per terra. Giovanni, prima, Giovanni, scusa, tu hai visto il video prodotto dal, non so se da deputati e senatori, comunque dal Movimento 5 Stelle, sui risultati ottenuti nei primi 4-5 mesi? È stato pubblicato sulla Cosa. Tu l'hai visto? No, non l'ho visto, ho evitato. Patetico, patetico. Non ho evitato. Capisci? Anzi, guarda, dopo magari lo aggiungo in coda a questo nostro video. Patetico. Patetico veramente. No, io quello che ho detto, io quello che ho detto ai ragazzi del movimento lì è: tanto di cappello e onore ai ragazzi che stanno in Parlamento, che sono stati catapultati lì, diciamo privi di esperienza, solo con la buona volontà, e vengono derisi e umiliati. Ma a livello di sostanza delle cose che fanno, purtroppo non hanno voce in capitolo e potere, perché la maggioranza è quella che è una maggioranza tale che gli consente anche di cambiare la Costituzione. Quello che occupano questi deputati e senatori anche di enormi cazzate, renditi conto che sono stati appoggiati dei provvedimenti di una certa importanza, che vanno in una direzione opposta a... Io seguo, li seguo un po', ma ci sono delle robe veramente che non stanno né in cielo né in terra. Mi sembra la sinistra, la peggiore sinistra che abbiamo mai avuto, quella che corre dietro il fumo, le frasi fatte, le lotte false, quelle che non contano niente, capisci? Allora se Grillo, perché ha fatto tante promesse agli italiani? Perché? Se poi non hai alle spalle della gente con i controcoglioni dal punto di vista della competenza caratteriale, eh sì, perché qua ci vogliono le palle per fare queste cose, oltre alla competenza naturalmente. Non bastano le belle paroline dolci, capisci? Le parole astratte possibilmente. No, sei chiarissimo. Io quello che ripeto, il loro... diciamo, apprezzo che comunque stanno facendo esperienza a livello procedurale e burocratica, stanno ulteriormente, perché comunque è qualcosa di vero che sta avvenendo, cioè facendo conoscere lo schifo della classe politica vecchia agli italiani, e stanno contribuendo, questo è innegabile, in quest'opera di risveglio delle coscienze. Quello che tu dici, cioè risvegliare le coscienze non sui reali problemi, è qualcosa che sta avvenendo da solo nel popolo, e quello Grillo non lo potrà fermare, e Grillo se la prenderà nel culo se continua. Quella è la mia speranza. Vabbè, io ti avevo chiamato. Noi poi ci allarghiamo sempre, Giovanni, ma sono io che mi allargo, ti faccio perdere il filo del discorso. Era semplicemente nato da questa domanda, quello che era successo a Nonantola, la Modena, nel Movimento 5 Stelle con questa conferenza. Però ho capito tante cose, ho capito per esempio che c'è una procedura per diventare attivisti, e questa procedura mi pare che tutto sommato poggi un po' sull'arbitrarietà. Poi c'è invece, questa è la condizione di attivista, poi c'è quello invece, anzi lo status di attivista, poi c'è invece quello di iscritto. In questa gerarchia, è una gerarchia vera e propria, l'iscritto è inferiore, cioè posizionato più in basso rispetto all'attivista. L'attivista però è colui che è disponibile ai gazebo, disponibile a incontri pubblici, quantomeno ad essere presente, non credo a tenerli, ma quantomeno ad essere presente. Quindi, tutto sommato, abbiamo visto che i cervelli, qualcuno che ha cervello, non è che sia molto gradito, si privilegiano altri tipi di persone.
Abbiamo poi visto che la procedura, ma mi pare che tu hai detto, richiede anche tempi biblici, quindi la procedura anche piuttosto, forse burocratica, piuttosto lunga, quando in realtà magari c'è qualcuno che di buona volontà, che veramente vuole dare il suo contributo, deve passare attraverso una sorta di burocrazia interna. Essere meglio se è simpatico, perché poi, essendo dei criteri abbastanza, come dire, soggettivi, molto si gioca sulla simpatia, e non voglio infierire, mi fermo qua. No, Elia, sei stato chiaro, c'è un deficit di democrazia e tanti iscritti al movimento questo l'hanno fatto notare e hanno pressato i vertici, perché ad esempio si parlava della creazione di una piattaforma forum in cui ci dovevano essere delle proposte della base e, come dicono loro, visto che i rappresentanti in Senato e Parlamento sono esclusivamente dei portavoce, queste proposte fatte dalla base dovevano essere poi proposte effettivamente dai rappresentanti in Parlamento. Però mi suona strana questa cosa, perché nei 20 punti di Grillo, per esempio, non si parlava di leggi antirevisioniste, eccetera, eccetera. Come mai Crimi poi è stato un sottoscrittore, mi pare il primo sottoscrittore? Allora vuol dire vale solo per alcune cose e non vale per altre. Non ho capito questa cosa, ma quando poi noi diciamo carenza di democrazia, che cosa vuol dire in pratica? Nella pratica, voglio dire, come si manifesta? A quale risultato porta? Il risultato è che tu o hai un pensiero standardizzato, oppure attraverso un meccanismo interno, delle procedure, attraverso una forma mentale, attraverso degli schemi mentali che poi si formano, tu hai difficoltà se non sei standardizzato. Hai difficoltà, ma non sei escluso dal vertice in tanti casi, sei escluso dagli attivisti o dagli iscritti stessi. Quindi, capisci? O sto sbagliando? No, sembrerebbe così, ma io ti confermo che eppur si muove. E sarò anche drastico, però io ritengo che quest'opera di risveglio va dato merito a Grillo e al movimento. Ti voglio fare un esempio. La nostra scorsa intervista che io pubblicai all'interno del gruppo Facebook, non ti nego, da parte di una signora in particolare, quale fu il primo commento nei tuoi confronti, dove io dissi dimmelo così mi rendo conto. No, ma dici, ma chi cazzo è questo Elia Menta? Ah, come si coperme? E io già avevo messo libero. Ma come si permette di contestare i guru del Movimento 5 Stelle? Io sinceramente mi si anche. Non confutare le argomentazioni, ma offendere la persona. Perfetto. Esatto. Hanno imparato la lezione molto bene. Quello che io dissi fu proprio, quello che io scrissi proprio come commento alla pubblicazione del video, dissi: pronto per essere crocifisso, ma pregati, si accettano critiche fondate con motivazioni e non attacchi. Elia, da quando io, sinceramente, penso che se lo vedrà questo video, la signora capirà con chi sto parlando, resistetti molto nel non rispondere in maniera adeguata agli attacchi che subivo e subivi, perché poi successivamente pubblicai la tua videolettera a Napolitano per far capire un attimo di chi stiamo parlando e che persone e sulla base di che formazione ci permettiamo di fare determinate critiche. Non critiche lanciate così per criticare, come troll, se qualcuno deve chiamarci. Resistetti, risposi in maniera molto civile, gli scrissi quello che io penso.
cioè che certi argomenti il vertice non li può affrontare perché per diversi motivi, perché uno lo possono far fuori, un popolo no. Io la vedo così. Sulla base di questo io scrissi... Ripeterei Giovanni, quindi non aggiungo niente perché mi ripeterei. Aspetta, io quello che scrissi, dissi, chi è in grado di capire, capirà. Nel senso che se siamo stupidi e siamo delle pecore, è un discorso e siamo destinati ad andare nell'ovile o nel burrone in cui ci vogliono portare. Se siamo teste pensanti, perché io poi scrissi la frase, Beppe Grillo, quello che ha fatto è mettere in moto il cervello di tanti italiani. Mo, adesso, sta ad ognuno di noi farlo camminare nella direzione giusta e specialmente non farsi spingere nella direzione voluta da qualcun altro. Sulla base di queste mie affermazioni, Elia, ogni giorno la signora suddetta sta pubblicando interventi di Auriti. Ogni giorno. Sta pubblicando video sul nuovo... particolarmente felice. Particolarmente felice. Io ritengo che serve quell'opera e come ti ho detto... anche sarà in grado il popolo italiano di soverchiare se le tue idee sono giuste. Lo spero con tutto me stesso. E una notizia ultima, continuando il discorso di prima, della piattaforma che era stata promessa dai vertici per fare veramente la democrazia, diciamo, diretta, nel senso le proposte più votate poi successivamente dovevano essere presentate in Parlamento. Questo non è stato ancora fatto e c'è tanti che si scagliano contro i vertici per questa assenza di questa piattaforma promessa. Invece il forum proprio nel sito del Movimento 5 Stelle ufficiale nazionale, la proposta più votata è appunto l'uscita immediata dall'Eurozona e questa è completamente ignorata, sempre, con il ritorno alla sovranità monetaria e con l'applicazione della MMT che io non sono d'accordo. Poi se vuoi facciamo un video specifico sulla MMT. Vabbè, lasciamo stare MMT. No, ci addentriamo in qualcosa di... Esatto, esatto. E quello che ti confermo anche è che ci sono tanti dissidenti, si cominciano ad affrontare a livello locale quegli argomenti con quello che dici tu. Il marchio ancora non è concesso perché probabilmente non lo concedono, però è probabile che o ci siano delle scissioni o a livello locale delle defaillance che quindi comunque sfuggono quelle cose. Solo gli argomenti stanno venendo fuori. In più, ulteriore cosa, voci di popolo, non ti do assolutamente certezza di questo, però mi era stato detto che una quarantina tra senatori e deputati del movimento hanno minacciato i vertici di una scissione se non si prenda posizione in maniera netta sull'argomento economico monetario, sovranità monetaria. Bene, questa mi sembra una notizia interessante. No, mi sarebbe anche piaciuto, per esempio, tu sai che il 24 a Roma si terrà una manifestazione antiusura. Presente. Ci sono 9, 10, 12 organizzazioni che intervengono e io sono abbastanza contrario alle, non un contrario, cioè non le ritengo sostanzialmente utili le manifestazioni, però meglio di niente, ecco, sarebbe stato bello se questa manifestazione ci fosse utile, importante, non solo bello, magari attivisti, iscritti, parlamentari del Movimento 5 Stelle. E invece questo tipo di, come dire, di lotta concreta e purtroppo non ci sono. Ci sarebbe veramente, io lo dico a nome
a nome magari anche di Accademia della Libertà, no? Cioè, sarebbe piaciuto avere l'adesione di qualche parlamentare in una manifestazione così importante, perché in Italia il 90%, ne parlavamo stamattina con Giuseppe, oltre il 90% dei correntisti, di chi opera con le banche, è soggetto a questo anatocismo. Si pratica tranquillamente l'usura in Italia, si pratica tranquillamente l'usura. Sono problemi seri. Io l'altro giorno parlavo con un imprenditore che ha dovuto chiudere, e ti posso garantire che ti piange il cuore entrare in un'azienda e vedere tutto vuoto, non c'è più niente. Vedi ancora la scrivania con dei fogli di carta, perché poi là lo stato d'animo per mettere a posto non c'è. Praticamente è come se da un momento all'altro la gente fosse stata evacuata, tranne i magazzini, naturalmente, che sono vuoti. Perché? Perché un fornitore magari è andato a ritirarsi ciò che aveva fornito, l'azienda, quello che poteva spedire, lo ha spedito, con questo imprenditore che non ha nessuno che gli dà una mano, perché i commercialisti non capiscono niente o non se ne vogliono occupare, un avvocato normale non è in grado di aiutarti. Questi sono problemi concreti, ma sai quanti piccoli e medi imprenditori, quanti artigiani, negozianti si trovano in questa condizione? E noi di che parliamo? Dei costi della politica, o del problema del revisionismo, o della omofobia, capisci? Lo so bene, Maria, lo so bene. Però oggi diciamo legge. Tanto, dai. Anche troppo. No, altro che troppo, ce ne sarebbero di cose. Se vuoi aggiungere qualcosa, volentieri, No, tu hai fatto l'esempio, io ti dico della legge antiusura applicata, approvata dal governo Monti, non so se la conosci nel dettaglio, la nuova, non la vecchia in cui si sommava al tasso ufficiale, no, BCE. Hanno alzato la soglia per l'usura, certo. No, ma anche vengono, cioè come parametro di riferimento, certo. Viene utilizzato il tasso medio applicato dal sistema nel trimestre precedente, cioè è una scala a rialzo dove loro decidono trimestralmente, esatto. Mantenendosi perfettamente entro il limite antiusura, già si assicurano il trimestre successivo l'innalzamento di questo limite. Lo so perché io sono in causa con una banca per queste ragioni, quindi lo so perfettamente. Non solo, ma l'usura è un reato di pericolo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che basterebbe che la banca lo preveda, anche senza nominare naturalmente, anzi non nominando l'usura, ma creando un meccanismo contrattuale tale che solo per averlo previsto va al di sopra di questo tasso soglia per essere appunto accusata di usura, che non è solamente una questione civile, l'usura è penale, ma i giudici italiani fanno fatica a recepire questo concetto, e quando le banche sono prese in castagna da qualche magistrato un po' più coraggioso, sai che cosa tira fuori? Che ha sbagliato il computer, l'impiegato. E spesso i magistrati credono a questa versione, quando in realtà l'intero sistema che si basa, che si fonda sull'usura, capisci? E questo sono ottimi argomenti per il Movimento 5 Stelle, queste sono cose pratiche per i cittadini, senza affrontare la sovranità monetaria, visto che non se ne può parlare. Ma invece affrontiamo questi argomenti. No, dobbiamo andare dietro l'omofobia, dobbiamo andare dietro i costi della politica, dobbiamo andare dietro non so cos'altro, ma di questi argomenti invece importanti, tranne qualcuno, perché c'è qualcuno in gamba poi, tra qualcuno responsabile, non in gamba, responsabile tra deputati e senatori. Vabbè, mi taccio perché effettivamente sono andato oltre qualsiasi tempo magari che pensavo di far durare questo video. Come al solito. Vabbè Giovanni, ti ringrazio della tua grande pazienza nel rispondere a qualche mia domanda, nel sorbirti le mie arrivi. Ma di che?
è sempre una crescita reciproca. Ti auguro buona giornata. Buona sovranità e ci vediamo a Roma. Salutami il Movimento 5 Stelle tu dall'interno. Ciao.